Ciao a tutti, oggi piccola pausa nell'off-road per una piccola manutenzione dell'Unimog che ha il varicello in cui il cavo si è arrotolato malamente, quindi non esce più e non rientra più. Cosa ho fatto adesso? L'ho allungato la prima parte del cavo, voglio attaccarla a quel palo là in modo da tirarlo col veicolo e obbligarlo a sfilarsi tutto per poi riavvolgerlo in maniera corretta, quindi si svolge tutto e poi si riavvolge piano piano guidandolo in modo che segua le guide giuste. Però prima sorpresa che adesso vi mostro. Prima sorpresa, come avete visto negli altri miei video, il mio varicello ha la caratteristica di poter tirare sia davanti che dietro, che è una cosa molto utile. Quando si tira dietro bisogna togliere il gancio dalla punta del cavo e far passare il cavo all'interno di questo passacavo o guidacavo. Solo che non l'avevo ancora fatto e adesso, provando a passare, come vedete al mio tentativo di passaggio, l'inizio del cavo passa, ma poi questo blocco dietro non passa perché è molto più stretto questo passacavo rispetto a quello originale che vedete là dentro. Quello è l'originale del varicello, quello a fianco a lui, che è più largo rispetto a questo qua, che non permette il passaggio del cavo. Quindi praticamente è inutile, perché non si riesce proprio a far passare in nessun modo, neanche sforzando, ma poi non è che posso sforzare più di tanto, perché poi una volta passato in un senso dovrà poi anche tornare indietro nell'altro, e quindi questo passacavo non riesco ad utilizzarlo in nessun modo. Bella sorpresa! Ok, collegamento pronto con la strops al palo, qua della luce, che tanto non è che tiriamo più di tanto, quindi è solo un tiro leggero. Il cavo passa qua fuori, nel passacavo non si riesce a passare, quindi come soluzione temporanea l'unica è passarlo qua, anche se andrà a sbattere, però amen, non c'è altro modo al momento. Procediamo con il tiro in modo da sfilare tutto il cavo, vediamo se va bene. Sto andando, vai sentito? No, è legato, si è infilato come dentro le altre spine. Ok, il tentativo l'abbiamo fatto, non è andato a buon fine perché sembra che ci sia proprio una matassa a fine del rullo e il cavo non agganci più sul rullo. Non so se si è staccato proprio il fine corsa del cavo, quello attaccato al rullo, cosa sia successo. Io so che utilizzandolo non l'ho svolto più di tanto, quindi non sono arrivato fino alla fine del cavo. Però sembra che si sia staccato comunque il pezzo che lo unisce al rullo, almeno così a occhio, quindi devo andare da un professionista e farlo mettere a posto. Quindi per un po' pausa off-road, perché senza il varicello sinceramente preferisco non fare off-road, e alla prossima. Ciao ragazzi! Thank you.